Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Come avete detto dal titolo, oggi parleremo del digiuno e del diabete. Ora, non sarà un video super approfondito, non vi vado quindi a spiegare tutta la biochimica delle molecole e quindi come si scompongono, anche perché non penso vi interessi, ma faremo un excursus generale su quello che è il digiuno, vantaggi che può dare e cosa succede in un soggetto sano e cosa può succedere invece in un soggetto diabetico. Prima però ti ricordo che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno, sono diabetico da più di 15 anni, ormai sono quasi 20, ho 23 anni, mi sono diagnosticato 4 anni e mezzo, per cui l'anno prossimo arriviamo a 20 anni secchi di diabete. E su questo canale puoi trovare una serie di video e informazioni utili per la tua gestione delle glicemie, come ad esempio video che parlano su come ridurre la quantità di insulina, video che ti spiegano perché, come, quando, perché ti si alza la glicemia, magari durante, lontano dai pasti o durante la notte, video che ti aiutano a migliorare quindi complessivamente quella che è la tua gestione del diabete, ad esempio anche l'utilizzo con l'utilizzo di alcuni sensori. Per quanto riguarda il video, oggi parliamo di digiuno e diabete. Per quanto riguarda il digiuno, prima dobbiamo affrontare la condizione di digiuno. Che cos'è il digiuno? Allora, il digiuno è una condizione prolungata dove abbiamo assenza di cibo e fin qua più o meno ci siamo tutti. Cosa succede quando al nostro organismo quando abbiamo una situazione di digiuno che è più o meno prolungata? Allora, partiamo dall'estremo dei casi. Qualora un soggetto obeso avesse la capacità in termini calorici, volendo, di potersi sostentare per un anno senza mangiare, ok? Quindi qualora avesse delle scorte così abbondanti da potersi sostentare tramite esclusivamente le sue scorte lipidiche, quindi, e non mangiare, morirebbe prima, ok? Perché? Perché andrebbe in chetoacidosi. Questo cosa significa? Cheto, ricordi, chetoni, acidosi, ovvero il pH diventa più acido, o quindi il pH si abbassa. Quando il pH si alza diventa basico, quando si abbassa invece diventa acido. Quindi l'acidità porterà poi a morte delle cellule, di conseguenza a morte del soggetto, se andrà quindi in coma e poi morte per acidosi. Per quanto riguarda il perché, la chetoacidosi, perché chetoacidosi? Perché deriva dai chetoni, no chetoni, chetoni o corpi chetonici, che sono il risultato dell'assenza di introduzione di zuccheri. Questo perché? Perché per il nostro organismo cos'è che si nutre le nostre cellule? Strucca, tutto quello che mangiamo viene convertito in glucosio, tutti i carboidrati che noi mangiamo, complessi, raffinati, non raffinati, lavorati, non lavorati, vengono tutti convertiti in glucosio e del glucosio poi si otterrà glicogenolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. Questo è il processo che porta poi alla formazione delle molecole di ATP, che sono quelle che possiamo considerare come la moneta di scambio per svolgere le funzioni. Quindi quando in termini energetici si usa l'ATP, ovvero l'adenosina trifosfato. Però questo è troppo complesso, non mi interessa. Quello che voglio arrivare è che se non c'è il glucosio, tutta questa roba qua non è più possibile. Di conseguenza il corpo trova un'altra via, un altro modo per andare a produrre quindi energia. E come lo fa? Lo fa dalla degradazione dei grassi, quindi dalla degradazione dei lipidi e quindi dalla beta ossidazione. Ora, senza entrare nella beta ossidazione nel dettaglio e capire come funziona, il senso è che dalla beta ossidazione io ottengo ATP, ok? Per cui uno potrebbe dire: ma perché il soggetto obeso che aveva tanti lipidi da potersi sostentare non riesce a sopravvivere? Perché il nostro organismo è fatto in modo tale che non tutte le sostanze possono andare ovunque. Ok? Il senso è che ci sono alcune zone che sono particolarmente protette, come ad esempio l'encefalo o il cuore. Per cui l'encefalo o cervello è protetto da una struttura che si chiama barriera ematoencefalica. Questa barriera impedisce il passaggio, ad esempio, dei derivati dei lipidi o dei lipidi, dei trigliceridi. Per cui se non possono attraversare la barriera, le cellule nervose non potranno poi utilizzare questi trigliceridi per prodursi energia. Se non producono energia, le cellule vanno in contramorte. Allora, il nostro organismo ha trovato l'escamotage per ovviare a questo problema. Questo escamotage sono i corpi chetonici. Quindi, i corpi chetonici di per sé sono fondamentali in una condizione di digiuno, perché significa che riusciamo a mantenere una corretta alimentazione di quelle che sono le cellule anche in quei distretti che altrimenti non potrebbero sostentarsi. Per cui sono assolutamente fondamentali i corpi chetonici, che però, come detto, hanno un pH acido, per cui le complicazioni, bla bla bla. Ora, torniamo al caso soggetto sano, persona diabetica. Quindi, soggetto sano che fa digiuno e basta, va incontro a morte. E questa l'abbiamo capito. Ci sono i vantaggi del digiuno? Sì, che sono i vantaggi del digiuno intermittente, ovvero
alternare delle fasi di digiuno a fasi comunque in cui si mangia. Queste, o comunque che equivale, più dire, equivale un po' a un passant. No, non è che equivale, però possiamo dire che sia simile a effettuare una dieta ipocalorica. Ovvero, se abbiamo poche assunzioni di calorie, ma comunque ne abbiamo, da un lato il nostro corpo ha il suo glucosio per tutte le sue funzioni e quindi non si va a creare questa acidosi. Non che il nostro corpo non riesca a combatterla momentaneamente, ma se è prolungata questa formazione di corpi chetonici, ecco che il nostro corpo non riuscirà continuamente a tamponare la formazione di sostanze acide e quindi non riuscirà poi a impedire il peggio. Ma se noi invece lo facciamo in modo intermittente, allora il nostro corpo sì che ha il tempo anche per riprodurre quelle sostanze necessarie a controbilanciare la produzione acida data dai chetoni, ok? Per cui in questo caso ha dei vantaggi. I vantaggi sono: migliora la sensibilità all'insulina, riduce l'insulina, quindi riduce l'insulina resistenza, riduce i zuccheri presenti in circolo e riduce ovviamente i grassi, sia quelli in circolo sia quelli depositati, per cui ha un grosso vantaggio. Però sono tutti vantaggi assimilabili, anzi più che assimilabili, ascrivibili a quello che è una dieta ipocalorica. Probabilmente però, e questa è la mia opinione, non lo so, la dieta ipocalorica probabilmente ci vuole più tempo, perché ovviamente se gli dai più roba al tuo organismo ci mette più tempo il tuo organismo a consumare grassi. Però questo è un altro discorso. Veniamo adesso ai diabetici. Per quanto riguarda i diabetici, sappiamo ad oggi che il digiuno, dato che va a produrre comunque in qualche modo energia, cioè questo tipo viene comunque prodotto anche se non lo ottengo direttamente dallo zucchero, comunque viene prodotto delle sostanze energetiche in qualche modo, ovviamente queste alzano la glicemia, ma dato che nei soggetti diabetici non c'è una regolazione dell'insulina, si assisterà ad un aumento delle glicemie, oltre ovviamente all'acidità che va a causare tutte le cose brutte che ho in parte accennato prima, che porteranno poi al coma, al danneggiamento prima delle varie strutture cellulari, poi degli organi, e poi al coma e poi dal nostro signore eventualmente dopo il coma. Mentre se invece io faccio un digiuno intermittente, anche in questo caso ho un grande vantaggio, che sono similari, oddio ancora similari, che come detto prima sono simili a quelli di una dieta ipocalorica. Di nuovo avrò quindi una migliore gestione delle glicemie, il mio corpo sarà più reattivo all'insulina, avrò le glicemie che si sistemeranno, assisterò a spesso e frequenti eventi di ipoglicemia, soprattutto nel primo periodo, perché il corpo non è abituato a ricevere quelle quantità di zucchero in meno, per cui ha bisogno di qualche giorno per risistemarsi. Assisterò a quindi conseguentemente dovrò abbassare l'unità dell'insulina basale qualora io assi penne, ma anche se utilizzassi un microinfusore dovrei ridurre quella che è l'insulina che viene considerata come insulina basale, e quindi vedrò come migliorano ovviamente tutti questi parametri. Ovviamente ci sono anche i parametri, se volete, slegati direttamente al diabete, oddio direttamente no, magari indirettamente, come ad esempio il peso, che ovviamente se io ho una dieta ipocalorica assisterò a un miglioramento del peso, così come se io ho una dieta normocalorica ho delle glicemie che sono comunque stabili se non ho oscillazioni di quello che mangio, e in questo modo potrei migliorare le mie glicemie. Quindi siamo arrivati in conclusione del video, abbiamo parlato di che cos'è il digiuno, di cosa ne consegue il digiuno, caratteristiche tra un soggetto sano e un soggetto diabetico. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che ti possono aiutare nella tua gestione delle glicemie, nella tua gestione del diabete, oltre che in aiutarti magari nel capire come funziona con i sensori o alcune novità legate al mondo del diabete e alla sua tecnologia. Io ho detto tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!